All'inizio è un gioco, all'inizio c'è anche la felicità, anche il momento leggero di passare del tempo nel giocare a una slot machine, nel giocare a un gratta e vinci, magari dopo c'è la vittoria e questo condiziona e lega ancora di più al gioco. Il gioco d'azzardo è una piaga sempre più dilagante. Solo nel 2015 sono state 216 le persone in carico al SERD di Arezzo, erano state 318 in ben 12 anni, tra il 2004 e il 2016. La diffusione dei locali con slot machine, l'illusione di risolvere problemi finanziari con un colpo di fortuna, ha causato drammi e disperazione in molte famiglie. Solo chi ci è passato può sapere di cosa si tratta. I soldi, chiamiamoli così, che all'inizio possono essere un fine, perché si gioca per vincere, no? Magari alla fine diventano un mezzo. Passa il tempo e è necessario avere i soldi per poter giocare. Quindi i soldi sono un mezzo. Quando ci sono i soldi si può giocare, quando non ci sono ci si trattiene. Poi dopo arriva il momento di rifiuto del gioco, perché è una cosa che è stancante, perché è una cosa che lega, porta dietro bugie. Porta dietro nascondersi, negare, inventare storie tipo dov'eri? No, mi sono dovuto trattenere, invece magari hai passato un'ora a giocare. E quindi questo dopo a un certo punto però stanca talmente tanto e ti abitua talmente tanto alla bugia che senti veramente la necessità di dover interrompere. Lei quando si è accorto? Tu quando ti sei accorto che era l'ora di... Vabbè, si dice che normalmente dietro a una persona che ha il problema della dipendenza da gioco c'è una grande vincita. E diciamo che per me può essere stato così, che poi grande era relativamente. La fine è stata con un'altra vincita. Ho fatto una vincita discreta e mi sono reso conto che era come non averla fatta. Quindi lì ho capito che c'era veramente la distanza, era diventata troppa la distanza nel dare il valore alle cose, no? E quindi c'è stata necessità di chiedere un aiuto, perché in queste cose normalmente bravissimo chi fa da sé, ma difficilissimo fare da sé. E quindi c'è la necessità di professionisti seri come sono quelli ad esempio del SERT di Arezzo, che con un normalissimo cammino psicologico riescono a riportarti un pochino alla realtà. È stato molto più difficile smettere di dire bugie che smettere di giocare, perché la mente è talmente tanto abituata a elaborare congetture biscrate, per essere gentili e toscani, che il meccanismo è difficile da interrompere. Quindi serve, io questa cosa l'ho fatta tramite consiglio della dottoressa Cocci, che mi disse si deve allenare a dire la verità. A che ora ti aspetto? 17:30. Guarda, arrivo alle 17:35, cioè in ogni cosa precisione e puntualità, cioè puntualità nel senso di quello che si dice, precisione. È stato un allenamento duro e la cosa è stato molto molto più difficile imparare, riimparare a dire la verità che smettere di giocare, che poi smettere di giocare è effettivamente dopo una liberazione. Sono state le persone, ad esempio i genitori miei, che hanno sempre saputo questa cosa. E io quando parlo di questo mi rimane sempre anche un po' difficile, no? E faccio un esempio a volte che può sembrare anche un po' pesante, può sembrare anche stupido. Mettiamo che abbiamo, io ad esempio una figlia ce l'ho di 9 anni, che abbia 15 o 20 anni, e io ho il dubbio che possa avere problemi di droga. È chiusa al bagno. Apro o non apro? Questa è la domanda che... Quindi i genitori miei hanno sempre saputo magari questa cosa, hanno capito perché vedevano comunque che c'erano le cose.
a volte mi chiedevano, e io con l'abilità del, che avevo acquisito negli anni riuscivo magari a negare, riuscivo a, a coprire, riuscivo a tappare, fino a che a un certo punto non si copre più, non si tappa più. Però è difficile. In questi casi serve molto probabilmente aprire la porta, nell'esempio che ho fatto io, perché il fatto di mettere di fronte chi ha il problema e il familiare che è vicino, che subisce il doppio del problema, perché il familiare che è vicino si chiede come mai, e nel chiedersi come mai ci mette una colpa propria, e a volte magari neanche c'è, no? Quindi sì, danni a livello familiare ci sono stati. C'è stata una compagna con cui ho avuto la figlia che se n'è andata, il rapporto fra noi è finito, non, magari non solo per questo, però molto probabilmente avessi avuto io più lucidità o fossi stato più presente, magari certe cose non sarebbero mancate, magari poteva finire lo stesso, nello stesso modo, no? Però in questi casi è un po' il cane che si morde la coda, cioè secondo me non si danno colpe, non si rimproverà nessuno, e sinceramente io non rimprovero neanche tanto me stesso, perché chi lo sa, magari forse tutta questa cosa può essere servita a essere diventato una persona migliore, non essere diventato il presidente dell'associazione, ma essere diventato una persona migliore, che magari senza questi accaduti, senza questi passi, non avrebbe saputo completamente apprezzare neanche il vero valore di vita, persone che ti stanno intorno, anche valori economici della vita. Slot Mob in Italia sta sensibilizzando sul problema del gioco d'azzardo. A Subiano ha voluto premiare i locali che dicono no alle slot machine, diffondendo magari una sana partita a biliardino piuttosto che ai videopoker. Eppure per quegli esercenti che vogliono liberarsi dalle slot, il conto da pagare sembra molto alto. O può attendere il rinnovo Albo Ries, che sarebbe il rinnovo per noi esercenti, quindi tabaccai, baristi, ristoratori che hanno queste macchine, che ogni anno a gennaio va rinnovato, quindi non lo rinnovi e in poche parole decade e non è una colpa tua, perché puoi dare tra virgolette la colpa al commercialista, al ragioniere, oppure al fatto che non volevi rinnovare l'albo perché non avevi più di 300 euro da pagare in quella maniera, oppure troviti un accordo, trovi con le aziende, perché? Perché tutte le aziende ti impongono delle penali che vanno dai 5 ai 6 mila, anche in qualche caso 8 mila euro a macchina, quindi faccio vedere, io ho 4 macchine, sarebbero 24 mila euro nel mio caso, ti propongono un 15 mila euro, che di solito funziona così: se fai un cambio gestore, se la colla al gestore nuovo, lui tanto ci guadagna e piano piano va a ammortizzare, altrimenti te lo prendi te, oppure se hai fortuna trovi qualche gestore che te le toglie, perché magari gli costa più tenerle qui che niente, ma è una rarità, soprattutto in questo momento in cui anche le aziende lavorano di meno, è una rarità che te le tolgono gratis. L'unico modo, e voglio ringraziare anche tante persone che mi hanno suggerito, è aspettare questo rinnovo Ries a gennaio, o nel caso in cui tu avessi una scadenza, nel mio caso purtroppo è il 2020 e qualcosa, aspettare la scadenza del contratto che tu hai, nel mio caso purtroppo sarebbe il 2020, quindi lunghissimo come periodo ancora, quindi c'è attendere gennaio, ecco. Ecco, ma perché dire di no alle slot e non ad altre forme di gioco? Che differenza c'è? Allora, le slot è un sistema che è creato oramai, che crea dei mostri. Cioè, queste macchine devono pagare per forza, devono restituire il 65-70%. Quindi, se io infilo 100, so che 65-70 euro li devo prendere per forza, va bene? Quindi dico, ma io mi gioco 10 euro, magari ne vinco 100, 20 è. Se gioco 100 euro, al limite li vinco 65-70, quindi bene o male rischio poco, rischio sui 30 euro, così. E la gente gioca per questo. Poi cosa succede? Magari la macchina dà un bonus, quindi ti paga 600 euro. Tutte le volte ti paga massimo, queste macchine pagano 100 euro, quindi vinci 100 euro, rimetti un euro, due, ti ridà altri 100 euro, rimetti un altro euro, 100 euro. E questa macchina ha pagato il bonus, quindi per quei 600-800 euro che ti ha pagato,
visto che pagano il 75-70%, per altri 1.100-1.200 euro il giocatore andrà. Quindi cosa succede? Lui arriva qui, gioca tipo 400-500 euro, non ha vinto niente, arriva un altro, magari infila 100 euro, ne vince 600, lui ci ritorna giorno dopo e rinsoprella, come si dice ad Arezzo praticamente, e gli ridà. E per questo invece il gratta e vinci che succede? Io ne posso prendere 10 e possono essere tutti vincenti o tutti perdenti, non lo so. C'è un minimo di legge anche lì, ad esempio su quelli da 5 è uno ogni 3,6, no? In portici, noi abbiamo le tabelle, abbiamo. Però non lo sai, qui invece sai che la macchina deve pagare e quindi la gente sa e gioca per questo. Eticamente, come esercente, tu te ne vuoi liberare? Sì, sia come questione etica, e non voglio fare falso, sia come per il fatto che io voglio creare un locale più carino, insomma, molto più bello, perché comunque sono brutte da vedersi, tocca fare i separé anche a breve per livello legislativo, anche dovremmo creare una barriera in cartongesso, e me le voglio liberare anche perché veramente rende la gente, no, cattiva, ma come disse l'altra volta un amico mio, la bruttisce, sempre usando un termine un pochino nostro, ed è allucinante. Io non voglio problemi, non me l'hanno mai creati per fortuna, anche perché la mia non è una sala, non c'è un grandissimo via vai di giocatori. Però quella cosa che a me mi dispiace è che io come molti esercenti, non siamo liberi di fare quello che vogliamo nel nostro locale, cioè dobbiamo attenerci a delle regole allucinanti. Il problema sta a monte. Quando io ho acquistato questa licenza nel 2013-2014, sono stato obbligato a riprendere le slot, altrimenti non le avrei mai più avute, e naturalmente questo è un introito. Non solo, se io volessi mettere scommesse sportive, le classiche schedine che giochiamo a domenica con gli amici, 2, 3, 4, 5 euro, 10 euro, che sono molto molto piacevoli, le aziende ti obbligano ad avere le slot. Questo è il sistema, cioè questo funziona così: vuoi i giochi, vuoi le slot, cioè vuoi i giochi, devi avere per forza le slot, altrimenti non le puoi tenere. La dipendenza da gioco d'azzardo è una vera e propria malattia. Presso la USL di Arezzo il fenomeno è monitorato da anni, una piaga che riguarda sia gli uomini che le donne. Per il loro recupero occorre tempo e l'intervento multidisciplinare di psicologi, medici, assistenti sociali ed educatori. La prevalenza è di circa 250 persone in carico ai 5 servizi della provincia aretina e di più di 350 persone sono passate in questi anni dai nostri servizi. È un dato significativo che peraltro è importante in tutta la ASL Sud-Est ed è assolutamente in crescita. Per i maschi l'età media delle nostre persone è di 53 anni, sono uomini sposati, tendenzialmente occupati, giocatori di slot come luogo di gioco, mentre per le donne è di un pochino più avanzata. Le donne hanno propensione per un gioco più tardivo, però diventa più rapidamente grave. Questo anche in riferimento all'età, probabilmente perché la donna intorno sopra i 50 anni vive un cambiamento esistenziale importante, la sua posizione in famiglia cambia perché i figli finalmente sono diventati grandi e magari hanno anche costruito altre famiglie. Nel lavoro è la parte dove più si segna la differenza anche remunerativa e di carriera rispetto all'uomo. Sono molte le condizioni, non ultima anche quella menopausale che talvolta interviene in quell'età o poco prima, a creare una pressione negativa sulla donna. E la faticosità del vivere di queste persone li porta a isolarsi e a cercare nel gioco un compenso emotivo. Credo che sia l'azienda sanitaria ma anche il comune stiano cercando di stabilire una rete che nel caso del gioco è antica e molto forte, ma anche nel caso delle dipendenze, con la curia, con la chiesa, con la Caritas, con tanti enti solidali, con il volontariato, il terzo settore, si sta muovendo per accogliere questi ultimi. Perché oggi la povertà, la solitudine non sono più congiunturali, stanno diventando strutturali, sono problemi che durano nel tempo e che fanno veramente tanto male.